Dorme. No, no, l'hai appena svegliato, quindi tra poco arriverà. Ah, fantastico. No, Vabbè. tanto il NIT è produttivo. E... Allora, lo schema del talk è questo. Adesso ci sarà Tor Web che prenderà di circa 50 minuti. Dopodiché un attimo di Lulz Security, nel mentre ci sarà un'offerta di birra massiva che durerà in circa 40 minuti. Poi ci sarà un'ora o più, andare a finire la nottata, di parlare di Global X. E il lancio di Global E il X. lancio di Global X contestuale in cui la demo entrerà online e E da lì verrete troverete. invitati tutti voi ad abusare di Global X e cercare di sfondarlo, Come ha fatto qualcuno? come ha fatto un personaggio, insomma, che ama Elick, un tale DDB, vabbè, Che vuol dire database database distribuito. distributed, sì. Ok. E vabbè, niente, insomma, penso che possa iniziare. Chi è qua, penso che tutti quelli interessati siano già presenti. Quindi io direi di iniziare. E quello di cui io vi voglio parlare adesso è una cosa su cui stiamo lavorando da un po' di tempo, direi almeno 3-4 mesi, e si chiama Tor to Web. Quello di cui vi parlerò è il passato, quello che è stato Tor to Web, come è nato e come è arrivato al punto in cui si trova oggi, quindi poi il presente, e quello che invece è il futuro di Tor to Web, e questo design nuovo su cui sto lavorando, che riuscirà a rendere il sistema molto più robusto a tutta una serie di attacchi, e permetterà a chiunque di mettere su il proprio nodo Tor to Web e quindi contribuire alla diffusione nel mondo dei servizi hidden service. Quindi iniziamo col dire che cos'è Tor to Web, che magari non so quanti di voi hanno mai sentito parlare di Tor to Web. Fantastico, già qualcuno sa che cos'è. E quello che Tor to Web è, in pratica, una porta di accesso agli hidden service. Cioè, normalmente gli hidden service Tor sono raggiungibili solamente da chi ha installato un client Tor, quindi richiede di scaricare o il Tor Browser Bundle o magari un altro client Tor fatto da qualcun altro, tipo Silver Screen oppure insomma altre implementazioni di Tor, e quindi comunque richiede l'installazione di software sul lato del client. Tor to Web elimina questa necessità, per cui chiunque può accedere a un servizio hidden service direttamente da un browser normale, semplicemente puntando il vostro browser a l'indirizzo .onion.tortoweb.org. E quindi, diciamo, quello che accade è viene meno l'anonimato del client, perché ovviamente nei confronti del nodo Tor to Web io sto rilevando chi sono. Gli sto dicendo: guarda, sono in cambio però dell'usabilità. E la cosa interessante è che comunque l'anonimato del server viene lo stesso garantita. E questa è una cosa molto importante, perché magari io mi trovo in un paese diversamente democratico, per cui non posso parlare liberamente, non posso pubblicare contenuti, e quindi il fatto di poter mettere su un servizio hidden sul mio computer di casa, che non rivela la mia identità, ma che comunque può raggiungere il pubblico di persone che usano internet senza Tor, è un fattore molto importante. Quindi entriamo un attimo prima di parlare nel dettaglio di quello che è Tor to Web, parliamo di che cosa sono gli hidden service. Quindi andiamo a vedere effettivamente com'è che funzionano. Un hidden service è, in sostanza, cioè il modo in cui io lo percepisco, è questo onion URL, 80 bit, che mi permette di raggiungere un servizio hidden. Un hidden service garantisce l'anonimato del server, per cui io, che pubblico contenuti, che offro servizi dal mio server, non rivelo la mia identità. Sono protetto da DOS, anche per questo motivo, per cui non, per dossare un hidden service dovrei dossare l'intera rete Tor, e l'hidden service ha anche end-to-end encryption. Ora vi farò vedere come funziona esattamente. Praticamente,
questo è come funziona un hidden service. Allora, Bob è il server e dice, ok, io sono Bob, voglio diventare un hidden service. Che cosa faccio? Dico, perfetto, scelgo degli introductory point, ne scelgo 3, all'interno della rete Tor. Questi sono dei relay Tor e costruisco dei circuit che rimarranno sempre aperti con loro. A quel punto dico al directory authority, guarda, io hidden service che ha questa chiave pubblica, sono collegato a questi introductory point, per cui se qualcuno vuole collegarsi a me deve contattare prima uno di questi. Viene firmata questa cosa con la mia chiave pubblica, per cui il DB può verificare effettivamente che si tratta di un annuncio legittimo. Dopodiché Alice, che vuole giustamente collegarsi a Bob, dice, vabbè, perfetto, voglio collegarmi a questo hidden service. Come faccio? Chiedo al DB, oh DB, qual è l'introductory point a cui è collegato Bob? Il DB mi risponde, guarda, Bob esiste, è nel DB ed è collegato a introductory point 1, 2 e 3. Perfetto. Alice allora dice, guarda, questa, incontriamoci al rendezvous point X e sceglie un rendezvous point per potersi incontrare lì con Bob. Dopodiché manda all'introductory point, uno dei tre a cui è collegato Bob, la sua chiave pubblica, un cookie che funziona da nonce, cioè un segreto che poi si distrugge, crittografico, e l'indirizzo del rendezvous point. A quel punto Bob si collega al rendezvous point e, utilizzando il cookie, riescono a fare una connessione cifrata end-to-end, per cui il traffico che passa attraverso la rete è totalmente cifrato, da Alice a Bob. Questo... Ups! Scusate! Non era voluta quella cosa. Cazzo, quelli veramente sono bestiali, ovunque. Che miseria. E vabbè, quindi dicevamo, Alice vuole parlare con Bob e dice, oh, becchiamoci lì, perfetto, questo è il cookie, facciamo una sessione end-to-end cifrata, passiamo attraverso questo rendezvous point. A quel punto ho un canale cifrato end-to-end tra Alice e Bob. Questo vuol dire che anche se io non ho SSL, anche se non ho qualche altra tecnologia di cifratura sopra, il mio traffico comunque è cifrato direttamente con quell'hidden service. Il che è una cosa non da poco, perché abbiamo visto, insomma, in tempi recenti quello che succede con certificati SSL taroccati emessi da certification authority, diciamo, che adottano politiche non proprio molto... insomma, un po' confuse, e quindi è un vantaggio non da poco questo. E vabbè, quindi praticamente quello che succede qua è che tra Alice e il rendezvous point, e tra il rendezvous point e Bob, c'è un intero circuit Tor. Un circuit Tor praticamente sono tre hop, quindi Alice fa tre hop verso il rendezvous point, poi dal rendezvous point a Bob ci sono altri tre hop. E poi capirete perché questo è importante e come miglioreremo anche questa cosa all'interno di Tor to Web. Ora, quindi, perché uno deve utilizzare un hidden service? Beh, perché ad esempio io posso essere esposto a attacchi di, non lo so, magari quello che io dico, quello che io pubblico, quello che io faccio non è condiviso dal governo in cui mi trovo, oppure c'è qualcuno che mi spia e voglio pubblicare anonimamente contenuti, lo posso fare con hidden service. È anche una tecnologia che garantisce un livello superiore di sicurezza, perché la cifratura viene fatta end-to-end. Un'altra cosa molto interessante, di cui non si parla molto, sono gli stealth hidden service, che praticamente sono questi hidden service che... permettono di risultare invisibili anche all'interno della rete Tor, per cui se io non fornisco questo token che viene generato unicamente per me, client, dal server hidden,
sembra non esistere. E questa è una cosa molto interessante, perché io magari voglio risultare anche invisibile all'interno della rete Tor, almeno che qualcuno non fornisca questa chiave crittografica. Quindi, tornando a Tor to Web, cioè insomma l'argomento principale di questo talk, quali sono gli obiettivi? Ora, l'obiettivo è quello di promuovere e diffondere gli Identity Service Tor, perché è una tecnologia molto interessante, che però crediamo che sia un po'... non sia così tanto sviluppata. Cioè, gli utilizzi legittimi degli Identity Service attualmente non sono proprio tantissimi. Cioè, potrebbero essere molte di più. Molte più persone potrebbero rendersi conto dell'utilità degli Identity Service e iniziare ad utilizzarli. Qual è il problema? Che attualmente, se io metto su il mio Identity Service, devo dire a tutte le persone che si vogliono collegare di installare Tor, altrimenti non mi possono raggiungere. Il vantaggio di Tor to Web è che io ho la possibilità di dare un link tor.tortoweb.org ad un personaggio che poi riesce a collegarsi direttamente all'Identity Service senza dover installare nulla. Quindi, praticamente questo è da dove è nato Tor to Web. Questo l'abbiamo battezzato Tor to Web 1.0 e praticamente parte come un progetto di Aaron Schwartz, il quale Aaron Schwartz ha iniziato facendo questa versione che era, insomma, esprimeva molto bene qual era il concetto e funzionava, però aveva anche dei problemi. Praticamente quello che era il primo Tor to Web non era altro che dei file di config di Apache che utilizzavano mod proxy per riscrivere le richieste e mandarle al proxy squid che stava in ascolto in locale. E quindi questo è interessante, nel senso che funzionava e esprimeva bene qual era il concetto di Tor to Web, però mancavano molte cose che rendevano il servizio abbastanza inutilizzabile. Ad esempio, il problema era che facendo girare un nodo Tor to Web si era molto esposti a notifiche di abuso. Perché praticamente se uno prova a collegarsi ad un sito, cioè se uno provava a collegarsi ad un sito Tor to Web, non aveva nessun tipo di indicazione che il sito non si trovava ostato su quel server Tor to Web, ma che effettivamente quel sito risiedeva all'interno della rete Tor e che non era da ritenersi responsabile il proprietario di quel server. E questo è un grande problema, perché che cosa succede? Se qualcuno decide di caricare contenuto illegale su un hidden service, tu praticamente lo stai rigirando al mondo. E quindi arriva magari la polizia o l'ISP di turno che vede questo contenuto inappropriato e illegale e quindi ti chiede di o eliminarlo o ti tagliano il cavo. E questo non va bene, perché porta alla morte dei nodi Tor to Web. E il problema era che infatti non si trovava da nessuna parte, perché non era proprio tecnicamente possibile farlo con mod rewrite di Apache, un disclaimer che dicesse: guarda, questo è un hidden service Tor, non stiamo stando noi il contenuto, se volete chiedeteci di eliminarlo e noi valuteremo se effettivamente è il caso di farlo, però vi prego non ci tirate giù il server. Sono successe varie cose che hanno portato alla chiusura di i tre o quattro nodi Tor to Web esistenti, e attualmente siamo adesso in due, abbiamo due nodi Tor to Web. No, uno è di Nibbler e l'altro è InfoSecurity. Quindi attualmente, poi vabbè, sì, insomma, varie persone hanno deciso di mettere su il proprio nodo Tor to Web, ma dopo circa un mese massimo hanno ricevuto una lettera molto cattiva da parte di autorità o americane o tedesche, o dicendogli: guarda, qua si trovano dei contenuti illegali, voi dovete immediatamente chiudere questo servizio, se no vi facciamo il culo. E quindi
abbiamo per questo motivo fatto la prima iterazione, cioè abbiamo migliorato Tortue Web introducendo questa cosa qua, che è, ora sembra un po' una stronzata, cioè solo un disclaimer, però la cosa interessante è che oltre a questo banner che viene messo all'interno di tutte le pagine, quello che facciamo è che andiamo a analizzare tutte le richieste che passano, individuiamo gli indirizzi .onion, che quindi normalmente non, la richiesta andrebbe a nessuno, perché all'interno delle pagine se c'è un link a un .onion, il browser ovviamente lo prova a risolvere come un .onion, invece dovrebbe risolverlo come un .tortue web. Quindi noi andiamo a intercettare tutte, cioè andiamo a vedere tutte gli URL che sono di tipo .onion e le riscriviamo come .tortue web. Questo evita di rompere un sacco di web application che magari hanno dentro del JavaScript o delle cose che comunque richiede avere arcodati degli URL e non puoi mettere i path relativi, e insomma si vede molto il miglioramento. Quindi quello che siamo riusciti a risolvere con questo è innanzitutto dire in maniera esplicita al pubblico che il nodo Tortue Web non sta ostando il contenuto e che quindi il contenuto in realtà si trova all'interno della rete Tor, e non è che se lo tolgono da il nodo Tortue Web allora quello smette di esistere, continuerà sempre ad esistere all'interno della rete Tor, non sarà fruibile da tramite Tortue Web, ma non... Come? Esatto, nel caso in cui dovessero esistere molti più nodi Tortue Web, è una cosa che non è possibile controllare, cioè io non posso dire tutti i nodi Tortue Web blocchino questo, perché non c'è un DB centralizzato che dice quali sono i siti da bloccare e quali sono quelli da non bloccare. E quindi questo già, insomma, risolve parecchi problemi, perché anziché contattare l'ISP o chi vi dà l'hosting, contattano direttamente il gestore del nodo Tortue Web, per cui l'abuse complaint non arriva all'ISP che magari si caga sotto o non ha voglia di smazzarsi a cercare di capire cos'è Tor, e quindi uno può intervenire per bloccare ove necessario il sito, e poi abbiamo insomma questa cosa di riscrivere gli URL. Un'altra cosa simpatica che abbiamo fatto è stato Caron con Evil Alive ha pensato a questa cosa, e praticamente è una cosa, diciamo, complementare a Tortue Web. In realtà questa era stata fatta in una fase in cui ancora Tortue Web non supportava il rewriting degli URL, per cui è un plugin per Chrome e Firefox che va a vedere all'interno della pagina quando trova un punto .onion e lo riscrive con punto .tortue web. Stessa cosa per I2P, per cui vede I2P e riscrive con I2P.to. E vabbè, insomma, una cosa abbastanza simpatica che comunque permette di rendere questi strumenti e queste tecnologie molto più usabili da persone comuni. Ora, il problema col modello attuale di Tortue Web è che ancora non abbiamo una piena distribuzione della responsabilità. Che cosa intendo per questo? Quando io contatto un nodo Tortue Web, la persona che gestisce la richiesta e che mi serve il contenuto è la stessa. In Tor, ad esempio, questa cosa non esiste nel caso degli hidden service. C'è una diversificazione tra due attori diversi, che sono l'introductory point e il rendezvous point. Questo serve anche a evitare, diciamo, una classe di attacco in cui tutti gli introductory point sono compromessi, per cui il traffico passa attraverso un nodo ROG e vabbè. E quindi nel caso di Tortue Web è particolarmente un problema, perché quello che succede è che comunque possono beccare quell'URL che contiene contenuto illegale, mandarlo alla questura o so Dio cosa, e quelli possono cliccarci immediatamente sopra e ottenere il contenuto illegale. Questo non va bene, perché rende molto più probabile il rischio che un server Tortue Web, un nodo Tortue Web venga tirato giù è molto più alto. Quindi come facciamo, cioè il problema che ci siamo posti è come facciamo a distribuire quindi questa responsabilità tra diversi attori e rendere al censore e alle autorità più difficile il takedown di un nodo.
Quindi abbiamo praticamente, sono stato un mese e mezzo, 2 mesi fa mi pare, in Canada al Thor Dev Meeting e ho fomentato Paul Syverson a lavorare su Thor Web. Cioè, nel senso, ci siamo, cioè gli ho parlato dell'idea, del concetto, ho fatto una presentazione lì su Thor Web, se la sono presa bene e alla fine abbiamo passato 2 notti a fare design, a inventarci cose e alla fine abbiamo tirato fuori questo nuovo design che riduce il rischio di takedown di un nodo Thor Web e distribuisce la responsabilità tra vari attori. Quindi, in particolare, i casi, diciamo, gli scenari che abbiamo analizzato sono questi. Un caso è stato quello dello spammer, che linka a siti o stati su Thor Web, per cui io mando la classica mail, compra Viagra, bla bla bla, anziché linkare ad un sito che è ostato su un dominio in possesso dello spammer, questi furbacchioni hanno messo su un hidden service e poi linkavano all'hidden service tramite Thor Web, per cui utilizzavano il servizio Thor Web per fare spamming e offrire Viagra, so una sega cosa. E questo però è stato un grande problema ed è stato il motivo per cui il nostro nodo Thor Web americano è andato giù 3 mesi fa. E adesso ancora, adesso stiamo cercando di fomentare per farlo rimettere su con le nuove migliorie, e però insomma è un problema, quindi questo è il primo scenario. Il secondo scenario invece è quello dell'hosting di contenuto illegale, quindi niente, insomma semplice, uno c'ha del contenuto che viene reputato illegale da parte di qualche personaggio in qualche paese e per questo motivo loro reputano giusto censurarlo, bloccarlo e quindi vanno dal nodo Thor Web e gli fanno guarda, tu stai ostando contenuto illegale, non va bene, lo devi rimuovere. Quindi allora partiamo da queste definizioni che sono praticamente i vari componenti di questo nuovo design di Thor Web. Allora abbiamo l'utente che è l'omino, insomma, che vuole visitare il servizio hidden. Poi abbiamo nodo A e nodo B, che sono 2 nodi Thor Web diversi. E poi abbiamo l'hidden service, che è, diciamo, è proprio l'hidden service all'interno della rete Thor. Quindi, ora, le categorie A e B non sono da ritenersi, cioè, chi rientra nella categoria A può potenzialmente anche rientrare nella categoria B, perché la categoria A è da considerarsi una categoria a profilo di rischio un po' più elevato rispetto a quella B. Adesso, insomma, vi farò capire meglio che cosa intendo. Praticamente il nodo A funziona da landing page, in sostanza. Quindi io voglio raggiungere il servizio hidden service aaa.onion e quindi metto nella mia URL bar aaa.tortweb.org e vengo proiettato verso il nodo A. Il nodo A che cosa mi serve? Mi dice, guarda, il contenuto che stai per accedere è ostato come hidden service, se accetti questa cosa, insomma, devi sapere che noi non stiamo ostando niente, che comunque Thor è una bella cosa, eccetera, eccetera. E la cosa importante però è che lui non serve contenuto, ma quello che fa è semplicemente generare un unico e temporaneo URL che gli permette di accedere al contenuto. Questo URL è unico per l'utente, per cui io non posso generare, ad esempio, un utente per Mario, perché solamente Mario può generarlo per se stesso. Infatti, le proprietà di questo URL che viene generato dal nodo A devono essere 1. Che è usabile solamente una volta. 2. Solamente i nodi di tipo A possono farlo, per cui io, attaccante, non posso generare un URL che mi permette di ottenere contenuto da un nodo B. E poi devono essere usabili solamente da chi li genera, per cui io non posso generarlo per Mario, ad esempio. Quindi, in sostanza, come funziona? Che cos'è questo unique URL che viene servito dal nodo A? In sostanza, viene fatto un hash di queste varie cose, per cui viene preso un nonce, cioè
un token crittografico utilizzabile solamente una volta. Ci viene schiaffato sopra un timestamp, per cui è valido solamente per un tot numero di tempo. Viene preso un dato che appartiene all'utente, per cui appiccico questa cosa unicamente a quello che l'ha generato, e poi ci butto dentro anche l'URL onion. Dopodiché, che cosa viene fatto di questa cosa? Il nodo A manda questo signed nonce, cioè firmato con la sua chiave, col timestamp, con tutte le cose, gli dice: guarda, ecco questa cosa. Il nodo B prende, verifica la firma, vede se effettivamente proviene da un nodo A che sta all'interno della Web of Trust dei nodi Tor to Web. Se la chiave coincide, allora lo mette da parte. A quel punto l'utente, che proviene dal nodo A, fornisce al nodo B questo hash sotto forma di... abbiamo analizzato due varie alternative: o gli viene servito come parametro get o post, o gli viene servito come cookie. Comunque, in un modo o nell'altro, questo hash arriva al nodo B. Il nodo B a quel punto prende l'utente, conosce l'hidden and service che deve essere raggiunto dall'utente, conosce il timestamp, ha verificato e fa un controllo per vedere se l'hash che viene fornito dall'utente coincide con quella che gli è stata mandata dal nodo A. Nel caso in cui dovesse coincidere, a quel punto serve il contenuto all'utente. Qual è la cosa interessante di questo modello? Che praticamente io questo indirizzo non lo posso copiare e incollare da un'altra parte e dire: guarda, qua ci sta contenuto illegale, perché quella cosa è legata unicamente ad un utente e dopo che è stato utilizzato una volta scade, per cui crea, diciamo, un problema, nel senso che se io voglio dire: guarda, lui sta usando contenuto illegale, non ho l'indirizzo che da dire: guarda, è qua il contenuto, perché il contenuto non... cioè il modo per cui io arrivo al contenuto è separato dal modo, cioè dal link all'hidden service, per cui è diciamo un po' un modo per rendere più complesso l'attribuire la responsabilità ad un particolare nodo della rete Tor to Web. Per di più, i nodi A e i nodi B si troveranno all'interno di due paesi e due ISP differenti, per cui la probabilità che questi due ISP collaborino tra di loro per dire: guarda, è venuto dall'ISP A per poi arrivare al contenuto che sta sull'ISP B, diciamo, rende tutto questo processo molto più complesso. E quindi, in sostanza, cos'è che siamo riusciti a fare? Abbiamo distribuito la responsabilità tra due attori che si trovano in due contesti legali differenti, e evito di servire direttamente il contenuto, perché non c'è modo di accedere direttamente al contenuto copiando e incollando un indirizzo e attribuendolo a un utente specifico, cioè l'utente che fruisce del contenuto, lo deve anche generare, evita l'attacco di tipo spammer. Questa cosa ha portato alla creazione di nuovi problemi, però. Ad esempio, come faccio a maneggiare il caching? Questo problema è un problema che abbiamo anche adesso con Tor to Web, e aumenterà in maniera, penso, quasi esponenziale con l'aumento dei nodi, perché praticamente ogni volta che viene richiesto un servizio hidden viene cacciato, e se un utente subito dopo prova a richiedere lo stesso, gli viene servito. Ora, se io inizio a dividere le richieste tra vari nodi differenti, e in questo caso diventerebbero veramente tanti, ho un problema della frammentazione della cache, che sarà frammentata tra tutti i vari nodi Tor to Web, e quindi ogni volta ogni nodo dovrà rigenerare, cioè dovrà risalvare quell'indirizzo in cache, mentre magari qualcun altro ce l'aveva già e poteva servirglielo in modo migliore. E questo è un problema, e
insomma, adesso stiamo cercando. Aaron Schwartz, ad esempio, ha proposto una soluzione a questo problema, che è praticamente un server DNS custom che, in base al sottodominio che viene richiesto, risponde sempre con lo stesso IP. Praticamente fa tipo una congruenza modulo N, numero di nodi, e si becca tipo l'MD5 del punto Onion, fa insomma resto modulo N, trova quell'IP e lo serve quindi sempre allo stesso. Questo evita comunque di dividere la cache attraverso varie, però non è molto, molto intelligente come cosa, perché quello che noi abbiamo visto è che, ad esempio, il traffico è principalmente verso sempre gli stessi, per cui magari allora in quel caso se quel particolare nodo Tortu web dovesse finire all'interno di quel resto modulo N particolare, comunque si ritroverebbe sempre a servire lo stesso contenuto e non sarebbe molto simpatico. E un'altra cosa che mi sono dimenticato di mettere qua è la modalità Tortu web, che su cui sto lavorando, su una patch per Tor, che praticamente permette di attivare un flag all'interno di Tor che abilita la modalità Tortu web. In che cosa consiste la modalità Tortu web? Praticamente, come avevamo visto qua, un nodo Tortu web praticamente deve, cioè un nodo Tor in generale, quando deve collegarsi a un hidden service, cioè Alice in questo caso sarebbe il nodo Tortu web, deve fare un circuit prima verso l'introductory point, quindi sono tre hop, poi dall'introductory point a Bob un altro circuit di tre hop, da Alice al rendezvous point sono tre hop, e di qua sono altri tre hop. Gli hop da questo lato servono in realtà a garantire l'anonimato di Alice, perché si presuppone che Alice debba rimanere anche lui anonimo. Nel caso di Tortu web questo non è un problema, perché è l'identità, diciamo, del nodo Tortu web viene già rivelata, non è un problema di anonimato. E però, facendo anziché un circuit di tre hop un circuit di un hop solo, praticamente riduciamo il numero di hop da 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6, 12 a solamente 6, il che è un vantaggio, no, da 8 a 8, quindi è un vantaggio, insomma, non da poco. Togliamo insomma un 4 hop che ci fa un sacco comodo. E quindi niente, questo è il futuro di Tortu web, e niente, questo è quanto. Se avete delle domande sarò felice di rispondervi, e se volete far girare il vostro nodo Tortu web venite a chiedermelo e sarò felice di aiutarvi a farlo. Scusa? Ah, dici nel nuovo modello? Allora, nel nuovo modello praticamente l'URL e, diciamo, la cosa che devi utilizzare viene generata dal nodo A. Cioè è il nodo A che genera questo hash, in sostanza, e viene passato o come parametro get, per cui sarà del tipo slash bla bla bla, o come parametro post, quindi vabbè, non lo vedi dentro all'URL, però c'hai tipo il JavaScript che ci clicchi sopra e ti fa la post e ti ci manda dall'altra parte, o viene scritto all'interno di un cookie, per cui siccome ti trovi sempre all'interno dello stesso sottodominio, gli viene dato comunque l'hash, è comunque trasparente, cioè l'utilizzo, la percezione che ha l'utente è che non è cambiato nulla. Quello che avviene sotto è però che viene distribuita questa responsabilità tra due diversi attori in due realtà legali differenti, e quindi questo. Poi, in atto pratico, quello che chiama è sempre il nome dell'hidden service come se fosse punto .onion. Sì. La soluzione teorica al problema della cache da distribuire, sì, su tutti i nodi federati, senza far sì che ci sia sempre ricorrenza e quindi accumulamento tra il fatto che un certo hidden service è sciato, va sempre sullo stesso server, sì, si potrebbe fare con dei tier di 6 ore, per cui in 6 ore c'è uno shift di tutti i tipi di cache, però per quelle 6 ore hai un'ottimizzazione seria.
In questo modo non c'è un riconoscimento stabile, però... Sì, avrebbe un senso. Anche se in realtà questo andrà analizzato meglio alla luce del nuovo modello, perché nel nuovo modello devi avere necessariamente questa distribuzione tra due attori che non devono essere la stessa persona. Mm-hmm. Per cui lì potrebbe crearsi un po' di problemi. No, non ci ho ancora pensato, cioè, molto bene. Cioè, perché... tipo, chi della commutator vuol fare nodo A e chi invece vuol fare nodo B? Sarebbe una questione di questo tipo. Che... Anche, ma non solo. Il fatto è che se... per dire, un nodo A può anche essere un nodo B, cioè tu puoi dare, fungere da landing page, però se facciamo quel discorso lì che viene indirizzato sempre staticamente verso un certo indirizzo, potrebbe capitare che nodo A e nodo B diventino la stessa persona, ed è una cosa che vogliamo assolutamente evitare, e quindi andrà insomma analizzato in maniera appropriata questo tipo, non ci ho ancora molto pensato sinceramente, però... andrà un attimo. Sì? No. Domande nuove? Nel caso non ce ne siano, oltre che essere invitati a provare il software Tort Web che è su GitHub, tra poco ci sarà il talk di Lutz Security con offerta di birra, per cui se voi starete qua seduti, vedete delle persone arrivare a portare la birra, costerà un esco e mezzo. E quindi si funziona solamente con 3 esche a prezzo di 2 birre, però sarà una grande feature. Sì, sarà una ricca svolta. Vabbè, Antani, bella lì. Chiamiamo Ashi.